Ogni tanto penso che la vita mi, non so, forse mi vuol mettere alla prova. Ogni 4-5 anni mi succede qualcosa di wow, boom, che però poi sono fortunato perché sono qui a raccontartelo, a raccontarvelo. E se penso alle immagini che ho visto prima di entrare nell'altro collegamento, posso solo ritenermi un uomo fortunato di vivere in un paese civile dove una persona può anche dire quello che pensa senza venire ammazzata. È così. E allora, così. Allora passiamoci sopra la mia come malattia. Come stai adesso? Bene, bene, bene. Stai bene, so che la voce è tornata. La voce è tornata. Sai, sì, che la cosa che mi preoccupava, sì, di più quando mi lasciavi quei messaggi, perché io ne mangiavo quasi tutte le mattine, gli mandavo il cuoricino, una dichiarazione d'amore, ma tanto Bea sa l'affetto, il bene, ma, certo, ma io proprio lasciavo dei messaggi d'amore a lui, no? E poi in Veneto, e poi facevi in Veneto, e poi che dicevo abbracciami tutti quelli, cioè veramente, sì, sì, sono stata questa volta più in pensiero dell'altra volta, sì, anch'io, però anche volta tu è stata, vedi, una passeggiata violenta, ma una passeggiata quando mi hanno cambiato la aorta, e invece stavolta un'infezione è più subdola, poi questo batterio che mi ha colpito dicono che sia veramente più bastardo. E quindi adesso dovrò continuare per 2 anni la cura antibiotica. Però non è un problema, voglio dire. Però adesso non torni in ospedale. No, 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 no. Adesso ti no, puoi no, curare, no. Ovviamente, senza adesso essere più ricoverato. Adesso ho ripreso in mano la mia vita da oggi. E parli di Bea, perché io non a caso ho voluto cominciare con questa canzone. Guarda, tu, perché tua moglie è stata... Parlarti di Bea... Meravigliosa, io non lo so, ma... È come se io dovessi parlarti... Tite si veneziana, no? Sì. E bricole, sai cosa che... Sì. Le bricole, quei, sì, pali che mettono in laguna. Ecco, lei è la mia bricola dove io mi aggrappo nei momenti difficili. E quello che ha fatto lei è incredibile, perché io ho lasciato a lei, a Filippo e a Chiara, e ai miei figli, l'onere pazzesco di mettere in scena Casanova, perché io mi sono ammalato il giorno che cominciavano le prove, prima del debutto veneziano. E lei ha fatto quello, perché era attenta ad amministrare, a seguire, a fare quello che io avrei fatto e anche quello e che lei anche comunque... vicino a e te, poi veniva però, da me, per cui era incredibile, era ovunque. È stato un periodo, credo, difficile e io mi sento molto in colpa ogni tanto di far vivere a lei e ai miei figli momenti di dolore così, ma non lo so come è arrivato. Non è mica colpa tua. Non lo so come, sì, sai, fosse una cosa che uno gli viene la cirrosi epatica perché è un alcolista. Io non fumo, non bevo, eppure è venuto. Però è passato, Re. Sì, sì, è passato. È passato, noi ti vogliamo bene. Pronti a combattere e a ripartire. Siamo stati tutti vicini.